La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 8 maggio, un buongiorno agli amici di Decenius 24 e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il messaggero: rogo a Fiumicino, paura e caos, in fiamme un terminale dell'aeroporto, voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati a terra, cortocircuito da un frigo difettoso, si indaga sulla sicurezza, chiusa l'autostrada, traffico in tilt, vie vitalizie parlamentari condannati a più di 2 anni, stop di Camera e Senato, non per tutti i reati, no di Movimento 5 Stelle e Forza Italia, dopo la consulta blocco pensioni, il governo studia rimborsi graduali. Gran Bretagna, Cameron è in testa ma rischia boom dei nazionalisti scozzesi, Exit Poll, la maggioranza non c'è. La Gazzetta di Lecce, l'epidemia, Xylella, stop al piano Silletti, eradicazione delle piante congelate fino al prossimo 16 dicembre. Il giudice del TAR Lazio hanno disposto la sospensiva così come chiesto nel ricorso presentato da 26 aziende biologiche. Il ministro Martina annuncia l'appello al Consiglio di Stato. Codacons all'attacco, risarcimenti per i danni del batterio. Ricerca, il Salento avanguardia nel mondo con il nuovo polo di nanotecnologia. È stata inaugurata la nuova struttura del campus di Ecotecne, un investimento di 18 milioni di euro. La proposta, ora il Castromediano diventi un museo statale, iniziativa dell'associazione Vivere Lecce. La Gazzetta del Mezzogiorno, la novità, reati gravi, stop ai vitalizi, no di Forza Italia e Grillini, la Boschi, adesso la legge sul conflitto di interessi, la consulta, il governo può cambiare la normativa sulle pensioni, via libera delle Camere al provvedimento, riguarderà i parlamentari condannati a pene superiori a 2 anni. Un salto verso il futuro, inaugurato a Lecce il polo di nanotecnologie, ieri la cerimonia e la presenza del presidente del CNR, Nicolais. Puglia, Vendola, Roma, Scipatrice e Citoglie 230 milioni di euro, il documento della regione a sostegno del governatore. Ingiusto di lottare altrove i fondi UE per la cessione, per la coesione. Soldi presi per l'incentivo all'occupazione e i nostri cantieri? Xylella, ulivi da tagliare, il TAR blocca tutto, shock nel governo, stoppato il piano Silletti, il ministro, gravi rischi. A Taranto presa una scafista, Torre Canne, Ligure arrestato, molti arrivi in Puglia e in altre regioni del sud, migranti, il dramma e i traffici. Infine il nuovo quotidiano di Puglia, piano Silletti, sospeso dal TAR, lotta alla Xylella, lo stop in attesa delle nuove misure indicate dall'UE. I giudici del Lazio accolgono i ricorsi di vivaisti e aziende biologiche, risparmiati ulivi e piante. Imprenditore si impicca in azienda, shock nella sede dell'idrogeo, nell'area industriale, mistero. La crisi legata ai due lodi Leadri, stop a fatture per 15 milioni, Palazzo Carafa blocca i fornitori. Comune e provincia, bene Ferrero, si investe per rilanciare il Lecce, l'apertura del sindaco e del presidente Gabellone. All'interno del primo piano l'emergenza olivi, nuova sospensione del TAR al piano Silletti in attesa delle misure UE. A dicembre discussione di merito sui ricorsi di vivaisti e produttori. Il caso, il nodo della Puglia chiede i danni, la Xylella avanza, colpa del Salento, ma il carne, le dichiarazioni di Spagnoletti, un danno per tutti. La pagina dedicata a Lecce, studenti come Ciceroni, pronti a pulire i muri, torna o adotta un monumento, gli studenti si prendono cura di chiese e castelli, con una promessa per il decoro. Il programma, piccole guide crescono, 3 settimane di visite, si parte lunedì prossimo e si prosegue fino al 6 giugno. Il Palazzo in Rosso, comune, 15 milioni di fatture bloccate, allerta tra le imprese, prima stima sui dati, il piano dell'assessorato, pagheremo da giugno con l'incassi dell'IMU. L'opposizione, centrosinistra all'attacco, bilanci compromessi, Torricelli, Leadri è solo la punta dell'iceberg, Foresio, cattive scelte, imprenditori in ginocchio. Infine lo sport, il calcio, Ferrero può rilanciare il Lecce, Perrone e Gabellone, l'importante è che abbia voglia di investire nella società. La vendita del club, il sindaco e il presidente della provincia condividono l'iniziativa dell'imprenditore romano. La trattativa e il padrone della Sampdoria è in attesa di valutare i documenti contabili. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento termina qui, a più tardi con TG24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...